così veloce, veloce, perché visto che siamo in zona arancione, sicuramente ti faccio la battuta, hai degli impegni. C'è poco da fare. Allora, partiamo come la prima domanda. Guarda, la prima domanda è ormai un'abitudine, se per caso hai visto qualche video, non sono un'abitudine. La prima domanda semplice. Chi è Christian? Semplice, semplice, è una bella domanda. E chi è Christian? Christian è un poliedrico, perché in realtà io nasco come scrittore perché ho la passione della poesia da tanto tempo, però ho la passione per la fotografia, ho la passione per la recitazione, infatti parleremo di questo in questa intervista anche. E niente, ho tutte queste passioni legate anche al settore della moda, al settore dello spettacolo, e quindi le sto facendo piano piano evolvere negli anni. Sei partito scrittore di poesie, cioè, non parliamo di scrittore di piccoli romanzi, ma di poesie. Sì, perché praticamente la passione è nata sotto i banchi di scuola, sopra i banchi di scuola, perché mentre andavo alle superiori avevo una insegnante che era poetessa di italiano e ci insegnò tutti quanti, in realtà, proprio come lezioni, la poesia, tutto quello che erano le varie lezioni di italiano, e da lì mi è nata la passione, volevo scrivere qualcosa anche io. La professoressa ci ha aiutato a partecipare ad alcuni concorsi di poesia della scuola e abbiamo partecipato chi voleva, chi non voleva. Io mi sono ritrovato al primo posto il primo anno che ho partecipato e da lì ho detto forse questa potrebbe essere la mia strada. Allora ho continuato a scrivere anche dopo la scuola, ho scritto sempre, 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 fino a che non si è accumulato questo libro, che è quello che ho pubblicato. Ci ho messo tanti anni perché in realtà quando ho scritto non scrissi con l'idea di pubblicare un libro, scrissi con la voglia di scrivere e basta. E poi ho incontrato il mio editore, che è Lucio Doria, e con lui abbiamo deciso di mettere nero su bianco questo progetto. Ed è sicuramente un bel progetto perché la cultura non si mette, è fondamentale. E a questo punto sei passato poi chiaramente sei passato a fare il modello o comunque un aspetto che sicuramente è importante in questa fase. Sì, perché ho avuto questo exploit, diciamo, ho contattato un'agenzia, diverse agenzie in realtà, poi mi sono ritrovato con l'agenzia con cui sono adesso, perché l'ho contattata tramite, se non ricordo male, Instagram, tramite i social comunque, e da lì abbiamo avuto un colloquio una volta insieme, ci siamo trovati bene fin da subito, sono stato messo sotto contratto e da lì sono considerato ufficialmente il primo modello curvy in Italia. E quando ho fatto questo contratto avevo anche una taglia ancora più grande di quella che ho adesso. Oggi sono taglia 50, che in Italia è comunque considerato curvy, nel mondo è considerato curvy. All'epoca ero un 54 quando ho fatto questo contratto. E il problema è che in Italia deve ancora esplodere l'uomo curvy, quindi diciamo sono con questa agenzia che stiamo piano piano cercando di far conoscere quello che è l'aspetto normale, perché curvy sembrerebbe che siamo tutti grossi, in realtà curvy è una persona normale, cioè un corpo normale che noi vediamo in giro è curvy, quelli anormali forse sono i 44 o i 42. E quindi niente, questa cosa qui mi ha spinto a vedere ancora di più quello che è il mondo dello spettacolo, perché anche la mia agenzia mi spinge verso quello che sono le pubblicità e altre cose. Qual è la pubblicità? E poi passiamo anche a un altro ambiente che stai per partire, per dare vita. E qual è quella pubblicità che ti è capitata che effettivamente non pensavi che ti desse tanto più risalto, invece poi in realtà ti ha dato più soddisfazione? Allora, al momento pubblicità, diciamo una soddisfazione più grande ce l'ho avuta tramite il mio libro, perché quella è stata per me una grande pubblicità, un grande exploit, perché io ho fatto la presentazione del mio libro purtroppo nell'anno più brutto che abbiamo avuto, quest'anno passato, nel 2020, a gennaio, e ho avuto il piacere e l'onore di avere anche mio zio, che è Neri Marco Re, alla presentazione del libro. Questa cosa un
Io non ho pubblicizzato la sua presenza alla presentazione del libro, sapevo che sarebbe venuto, ma non l'ho pubblicizzata perché non volevo il riflesso di mio zio nell'evento. Questa cosa però, vuoi o non vuoi, nel piccolo e nel grande ha dato un bel risalto all'immagine, mi ha fatto conoscere in giro e ho avuto anche una seconda richiesta poco dopo, se non erro, poco dopo la quarantena, quindi maggio-giugno, abbiamo pubblicato una raccolta di poesie. Che si chiama Quarantena Diversi con Lara Bellotti, e mi ha contattato per partecipare a questa raccolta proprio perché questo mio risalto ha detto: beh, questo sa scrivere, nel senso è piaciuto il mio libro a lei, e mi ha detto: no, vorrei che tu partecipassi, me l'ha proprio chiesto. E ho scritto due poemi per quel libro lì, per quell'antologia, e da lì poi è stato tutto un. Piano piano qualcuno ha voluto saperne di più di Christian, ecco. Mettiamola su questo piano. Nella questione del libro che è scritto, abbiamo chiaramente un editor Sì. che è. L'editor è Lucio Doria, che è il regista del film che andò a fare. È lui. Lui ha curato tutta quanta la grafica della copertina, ha curato tutta l'impaginazione, ha curato tutto il libro. Ovviamente l'editor fa un po' tutto. Io sono quello che produce il materiale dentro, poi l'editor è quello che gli dà la forma. È come dire che io faccio la cioccolata, poi il pasticcere ci fa la torta. Cioè, il concetto è quello. Lui è quello che ha assemblato e ha fatto questo bel prodotto che è il finale. E una cosa molto bella che tengo a sottolineare, molti editor, ma in generale molte persone che si occupano di questo mondo, tendono a mettere mano nelle produzioni delle persone. Cioè, c'è qualcosa che non va, qualcosa da censurare, qualcosa che è meglio non dire, qualcosa. Lucio non mi ha toccato minimamente la mia opera. Questa è una cosa bella e mi è piaciuta molto, perché altre persone che avevano letto avrebbero toccato, avrebbero messo mano. E invece questa cosa a me ha fatto molto piacere, che gli è piaciuto quello che ho scritto così com'era. Ovviamente normali correzioni di virgole, punti, cose che magari uno può sbagliare, magari per meno conoscenza della forma, però il pensiero, il concetto è rimasto sempre quello che ho scritto io. E questa è una cosa molto bella. A questo punto passiamo al nuovo obiettivo, cioè il nuovo progetto che sta per nascere, perché ormai gli attori ci sono, il regista è pronto, un pochettino sulla raccolta per la produzione, sta crescendo piano piano e partiamo così, ti dico, mediometraggio. Mediometraggio. Questo per me è stato un onore perché il regista Lucio Doria mi ha scelto come protagonista, ha voluto confidare in me, grazie anche ad alcune compassate che ho fatto in passato. Io qualcosina ho fatto, poco, come tante persone nasco dal nulla, ma ho fatto una webserie marchigiana, tutta marchigiana, e ho fatto un videoclip con l'IKEA. E da lì comunque piano piano ci siamo conosciuti con Lucio Doria e ha voluto confidare in me, ha detto: io mi fido di te, secondo me tu puoi fare grandi cose in questo film, e mi ha dato il ruolo di protagonista nella scelta del tempo, il titolo del film, è un mediometraggio come per l'appunto annunciavi tu, e sarà un viaggio molto introspettivo, forse mi rappresenta molto questo film perché il mio stile poetico è molto introspettivo, è molto emetico e questo film un po' è una specie diciamo di ermetismo su pellicola, mettiamola così, perché è particolare, è un film impegnato per essere un mediometraggio. Speriamo, insomma, che tutto vada per il meglio, ecco, ce l'auguriamo tutti. L'emozione che hai provato la prima volta che ti sei messo davanti alla telecamera come attore, nella recitazione, e qual è stata? Io vengo da alcune recitazioni fatte sul teatro, quindi sul palcoscenico, fatte tramite la mia accademia di arti marziali. Quindi mi sono ritrovato davanti a un pubblico, senza telecamere magari, però mi sono ritrovato davanti a un pubblico. Quindi avevo già, diciamo, questa tendenza a mettermi in mostra, mettiamola così. Quando mi sono trovato davanti alle telecamere, inizialmente il vedere la struttura del cinema, quello che è il cinema, quello che è le telecamere in generale, fanno un effetto un po' pietra, no? Cioè, ti frizzano. Poi dopo, sinceramente, quando partiva, si avviava il ciak, partiva questo e partiva l'altro, io ero abbastanza disinvolto, mi trovavo abbastanza bene.
Per assurdo mi trovavo molto peggio quando ho presentato il libro, che ero seduto davanti a un gente che era lì per vedermi di persona, dal vivo, buona la prima, cioè come andava andava, lì ero in tensione, ma davanti a una telecamera che tu sai comunque che hai dei professionisti intorno a te che ti agevolano, perché comunque quando tu hai un collega sul set che recita insieme a te bene, tu provi a fare il tuo insieme a uno che recita bene, accanto a te tu sai che ti troverai bene. E questa cosa, sinceramente, ho visto che è il mio mondo, cioè mi ci trovo proprio lì. Poi speriamo, no? Io spero sempre di arrivare soprattutto al pubblico, cioè chi poi mi vedrà, spero che vedrà qualcosa di piacevole. E lo zio che cosa ti ha dato qualche consiglio? Perché sicuramente di esperienza ne ha sicuramente. Sì, in tutti i settori in realtà, perché comunque, come ben sappiamo, lui ha anche molta esperienza nella letteratura, perché ha condotto anche un programma su questo, quindi mi ha aiutato sia di qua che di là, nel senso che lui mi ha indirizzato verso persone che potevano darmi delle giuste dritte, sia per quello che riguarda la scrittura, quindi la pubblicazione del mio libro, sia quello che riguarda la parte attoriale. Su quello che riguarda la parte della scrittura, ho preferito far nascere questo progetto da zero tramite me. Quindi ho fatto in self-publishing, ho ascoltato consigli di tutti i professionisti con cui ho parlato, poi però alla fine ho fatto il mio. Ho voluto fare la mia strada senza essere annacquato da altre persone, mettiamola così. Ho voluto essere un bambino così com'ero. Per quanto riguarda la parte attoriale, mio zio mi ha indirizzato verso alcune accademie che ho conosciuto, accademie fantastiche. Purtroppo io ho anche un lavoro, al di là di questo faccio altro, che mi impegna molte ore al giorno, quindi purtroppo non ho potuto partecipare a nessuna accademia perché mi avrebbe tolto completamente il lavoro, perché sarei dovuto andare fuori da qui, perché ovviamente nelle nostre zone. Quello che sono le accademie sono poche, in poche zone, sono tutte lontane. Quindi io avevo visto questa accademia a Milano, molto bella, tra parentesi, accademia fantastica, professori fantastici, però ho fatto un po' di fai da me, diciamo. Ecco, mi sono messo lì, mi sono messo sotto, ho fatto dei corsi di improvvisazione dalle nostre zone, nelle nostre parti, ho fatto diversi corsi di dizione e recitazione con alcuni professionisti del settore. Una delle mie insegnanti a cui devo molto è Imma Piro, che è insomma un'attrice abbastanza importante del panorama italiano, e viene dalla scuola di Edoardo De Filippo, quindi insomma parliamo di una grande attrice. Lei mi ha dato molte dritte e molti consigli, e le devo tutto. Cioè, se mai partirò in una bella carriera come mi aspetto, molto lo devo anche a lei. Mio zio comunque mi appoggia perché giustamente lui è un attore, è un artista e quando vede qualcuno della famiglia che si butta lì, per lui è bello, non è una cosa negativa. Quindi è tutto contento, mi appoggia e mi appoggerà sempre. E le riprese, torniamo al mediometraggio, si faranno ad Ascoli. Quindi saremo vicini, vicini e lontani. Speriamo un po' più vicini perché spostare significa che potremo andare in giro. Sì, purtroppo dovremmo organizzarci per queste riprese con questa pandemia in corso, sperando che comunque per quando inizieremo con le riprese saremo già a buon punto con le vaccinazioni e con tutto quanto, quindi già le riprese sono previste per quest'estate, intorno a giugno. Poi vedremo come andrà, come si evolverà la pandemia, come si evolverà il tutto, perché giustamente il nostro mondo ha subito uno stop enorme per tutto il 2020. Il 2021 si preannuncia che è una ripartenza a rallentatore. Speriamo si riesca a fare tutto secondo i termini prestabiliti già con la regia e con tutti quanti. E in teoria noi contiamo di fare il film per la fine dell'estate, che sia pronto il film. Poi non so quando andrà in diffusione esattamente, però noi intanto lo giriamo, quello è importante. È importante lavorare. Esatto. Allora noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento con le riprese del film. Un'ultima domanda, prima di farci che ci fai i saluti,
Tra le tante domande probabilmente assurde, escluse le nostre, qual è la domanda che ti hanno fatto ultimamente o fino adesso ti hanno fatto che così come onestamente guardandolo gli hai detto ma non saprei, forse... Questa è una bella domanda, simpatica come domanda. Forse è questa, forse è proprio questa domanda qui, perché non saprei, perché comunque è la domanda che mi viene fatta più spesso in tutte le interviste, ovviamente appena ascoltano il mio nome, vedono che mi chiamo Marco di cognome e dicono ma quello è tuo parente, è tuo zio, è tuo qualcosa. Io dico sempre sì, è mio zio, una parentela leggermente alla larga, ma sempre mio zio e siamo molto legati comunque in famiglia, siamo tutti abbastanza legati anche perché i Marcora siamo solamente noi e quindi la domanda più strana in realtà mi viene da dire che è questa, perché è molto carina come domanda, è molto strana. La domanda più strana è qual è la domanda più strana? Questa qui. Perfetto, visto che abbiamo introdotto una cosa strana sullo strano. E noi invece, visto, abbiamo pensato prima al Christian e poi ci siamo accorti che effettivamente c'è anche dietro uno zio che per noi Ascolani comunque guarda, è un personaggio abbastanza illustre perché porta avanti l'immagine di Ascoli. Allora, ci fai i È saluti? vero. Posso confermare perché comunque porta nel mondo dello spettacolo porta un gran contributo proprio per le Marche, oltre che per Ascoli soprattutto, ma lui è veramente un nome che tiene la sua regione così e questo è bello, è una cosa bella perché in questo mondo, se posso aggiungere un'ultima cosa prima che concludiamo, cioè è molto arrivismo e ci sono questi preconcetti che i grandi attori, chi arriva, chi è, di solito sono toscani, napoletani, romani, è anche una questione di dialetto, a volte i dialetti vengono un po' discriminati e quindi per noi diventa anche più difficile farci avanti, perché ti dicono, ma il tuo dialetto non è molto armonico in TV, se parlavi in napoletano era diverso, se parlavi toscano era diverso, io mi sono sentito dare queste risposte da alcune agenzie a volte. Quindi questa cosa è discriminatoria. Io sono felice di essere il nipote di una persona che magari sta attento con il suo dialetto a controllarlo in TV, ma noi sentiamo la nostra bella cadenza marchigiana detta da un grande illustre personaggio come è lui. Quindi questa cosa è importante secondo me, perché ce ne sono pochi, pochi marchigiani ancora secondo me, pieni, fieri di essere marchigiani con il loro dialetto, con la loro cadenza, che si sente che siano marchigiani. Forse un giorno ce ne sarà uno di più. Ci proviamo almeno. Saluto tutti quanti voi, saluto il pubblico che ha ascoltato questa intervista e vi invito se volete a ordinare il mio libro su Amazon o sulla Mondadori, Feltrinelli, dove volete lo trovate ovunque. Ricordo il titolo, se posso ve lo faccio anche vedere dato che me lo sono messo qui. È questo qui, è Il confine del mio io ed altri percorsi, fatto da me ovviamente, Christian Alex Marcore. All'interno trovate le mie poesie e trovate anche alcuni scatti fotografici fatti da me sempre. E per il resto ringrazio la redazione di Sport Piceno per avermi ospitato nel vostro canale.